Basterebbe pronunciarsi approvando o denegando l'autorizzazione. Se il silenzio assenso deve essere un alibi, come sostiene il collega Bonafede, non lo so a che punto siamo nel ragionamento complessivo. Ognuno di noi si deve assumere le sue responsabilità. Se una persona è preposta a rilasciare un'autorizzazione, la deve rilasciare entro i tempi o la deve denegare entro i tempi. Assumere alibi spostando tutto nel tempo mi pare che sia assolutamente illogico, incivile, ma anche anticostituzionale. Grazie. Bravo La Andrea. ringrazio. Chiede di intervenire l'onorevole Zaratti. Prego. Ma io vorrei capire una cosa, ci troviamo in una stagione della vita del nostro paese difficile. Le pubbliche amministrazioni hanno sempre meno personale, hanno sempre meno funzionari, hanno sempre meno tecnici, grazie ai tagli che il suo governo, ministro, quotidianamente ci propina. Dopodiché pretendiamo che su grandi questioni importanti che riguardano la vita del nostro territorio, le questioni fondamentali dell'ambiente, i vincoli paesistici, la cultura, la salute, diamo qualche giorno di tempo a questi funzionari a fare centinaia, migliaia di pratiche. Poi ci stupiamo che alla fine passerà tutto col silenzio assenso. Ma in realtà l'obiettivo di questa norma non è eliminare e ridurre la burocrazia. Non è questo, collega vecchio. L'obiettivo di questa norma è fare il selvaggio West, è fare che tutti quanti possano realizzare quello che vogliono, al di fuori delle norme, al di fuori della pianificazione. Voi volete portare questo paese in Europa? Anch'io lo voglio portare. Ma all'Europa dove lo volete portare voi non ci si può arrivare per questa strada, perché questa è la strada della mancanza di regole, della deregulation, del fatto che nessuno sa mai qual è il suo diritto. Invece noi dovremmo operare nella direzione opposta, dare il personale, gli organici e i tecnici, rompere il patto di stabilità anche su questo punto e permettere ai funzionari di lavorare in tempi rapidi ed efficienti, dare i pareri e tenere sempre in giusto conto il pubblico interesse, il diritto dei cittadini, che è la ragione per cui noi stiamo qui e per cui la pubblica amministrazione è in campo. Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Giorgis. Prego. Grazie Presidente. Ma ho la sensazione che al di là del merito e delle valutazioni politiche che si possono fare sul come migliorare l'azione della pubblica amministrazione, questi interventi che ho ascoltato, ci sia un equivoco che forse è bene rimuovere. Perché il trascorrere del tempo e quindi il maturare del cosiddetto silenzio assenso non fa venire meno alcuna responsabilità della pubblica amministrazione. Questo lo dico perché considerazioni fatte circa un'incapacità della pubblica amministrazione di tutelare esigenze ambientali o capacità di corrispondere a diritti dei cittadini non sono per nulla fondate. Perché? Perché la responsabilità della pubblica amministrazione, sia dal punto di vista nel suo complesso, sia dal punto di vista del soggetto chiamato a esprimere il parere in quel tempo, non viene meno. Qui stiamo soltanto intervenendo attraverso una scelta che naturalmente verificheremo poi nel tempo se è la miglior scelta dal punto di vista dell'efficientamento della pubblica amministrazione, ma non c'è, come dire, nessun diciamo pericolo per quanto riguarda il principio di responsabilità che governa tutta la pubblica amministrazione. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Grillo.